Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Voglio sognare ancora un po', grazie a Daniele lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Ecco, mi sembrava fosse un suo video. Lo ammetto, dopo aver ascoltato Peach in Poi di Sandu Ciorba, ho deciso di ascoltarmi tutta la sua discografia. È stato come fare un salto nella testa di un maniaco sessuale. Sandu condisce tutti i suoi video con delle donne appariscenti, che da lontano sembrano quasi belle. Poi le guardi meglio e sembrano quasi donne. Ma la sentite questa sonorità? Riuscite ad apprezzare appieno il suo stile? Questo video è pieno di personalità importanti e di featuring della Madonna. C'è il ritorno di Snoop Dogg Slavo, la versione rom di Jean Reno e Avril Lavigne e il corrispondente zingaro del doppio mento di Costanzo. Mi hanno scritto diversi rumeni che mi seguono spiegandomi che questi video non rappresentano le sonorità rumene, ma sono tipi goliardici, un po' come Rosario Muniz. E con un fisico da bevitore professionista di birra, troviamo sto tizio sceno. Perché l'hanno conciato in questo modo? Sembra l'ottano nano. Scippalo. Questo, se non ci stai attento, ti scippa l'auto radio con la stessa velocità con cui Ciro Ferrara si abbuffa ad un buffet. Mi incuriosisce molto la dentatura di queste persone. Un uomo normale ha 32 denti. Questi ne fanno 20 sommando le bocche di tutti. Comunque posso criticare questo video quanto voglio e voi potete ridere finché i vostri polmoni avranno fiato. Ma mettiamoci in testa una cosa: nessuno di noi avrà mai lo stile di Sandu Ciorba. Allontaniamoci dal campo musicale e buttiamoci in campo trash. Do it! Voglio farvi vedere un video. Do it! Sì, lo faccio. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it! Questo video, fatto dall'attore Shia LaBeouf, è diventato in pochissimo tempo un tormentone di internet. Doveva essere un video motivazionale che vi spingeva a credere nei vostri sogni. E invece è diventato lo zimbello della rete. Hanno ficcato il povero Shia praticamente ovunque. Just do it! Just do it! Do it! Just do it! Nella descrizione di questo video troverete il link al video originale e sono sicuro che con la vostra creatività saprete dare il meglio di voi. Do it! Just do it! E concludiamo questa puntata con un momento altissimo di trash. Questo che state vedendo non è un semplice cosplay dedicato a Zelda. Questo, signori, è la rappresentazione figurata di tutto ciò che c'è di sbagliato al mondo. E non è tanto un Link in sovrappeso o una principessa Zelda che trasuda difficoltà nello stare al mondo. Questo, amici miei, è un matrimonio. Non una stronzata qualunque. Un matrimonio vero autorizzato dai poteri conferiti dallo stato della Pennsylvania. Celebrato in un negozio di videogiochi con due persone che interpretano due personaggi Nintendo. Alcuni di voi, magari quelli più rincoglioniti, diranno che sono carini. Ecco, io non sono di mente ristretta, anzi, un'idea carina che appoggio. Ma questi l'hanno trasformata in un momento di altissimo imbarazzo. Guardate la faccia di lui, è qualcosa di epico. Ha l'espressione da... Addio, sfigati! Ora io una donna vera! Lo so, oggi sono stato molto cattivo. Ma sono arrabbiato perché la lava lamp che mi hanno spedito è rotta. E se non fossi stato così cattivo, il titolo non ci azzeccava una cippa. Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto... Addio, sfigati! Vi ricordo che nella descrizione qua sotto di questo cattivo, orrendo, malvagio e bellissimo video che avete appena visto, troverete i link a tutti i video che vi ho fatto vedere in questa puntata. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California e a venerdì prossimo! Questa è una storia che ti sembrerà impossibile. Cacchio, ma ditemi se sta ragazzina non è uguale a Massimo Boldi in Vacanze di Natale. O una Zelda che trasuda in agua. Inadeguatezza.
Ho una Zelda che trasuga in... Ho una principessa Zelda che trasuda in Edag... In Ed... In Ada... Ho una principessa Zelda che trasuda in Edag... In Ed...